Un saluto da Velocetto TV e benvenuti nel mio canale. Oggi continuiamo la carriera con il Grid World Series categoria GT e oggi andremo ad affrontare l'International GT Series Gruppo 2. E quindi andiamo con la nostra Aston Martin categoria GT4. E siamo nel circuito di Marina Gate Barcellona. E prima di iniziare la gara, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like se non siete iscritti al canale. Iscrivetevi attivando la campanella. Ci siamo, Christian. Ecco il primo turno. Qual è la tua sensazione su questa gara? I concorrenti di questo turno si sono davvero impegnati per giungere fin qui, quindi mi aspetto che ognuno di loro riesca a sfruttare ogni opportunità. Grazie, Christian. Non manca molto per la partenza del primo turno. Non andate da nessuna parte! Esatto, non andare da nessuna parte. Partenza lanciata, siamo sotto la pioggia. Cerchiamo di dare 100%, non sarà Attenzione, la facile. gara che ti aspetta è sul bagnato. L'asfalto non si asciugherà per il momento. L'asfalto non si asciugherà, abbiamo già visto che cosa succede. Oh no, che cavolo! Che controllo! E dai, stai dritta, maledetta. Dai, si ammazza lui e mi fa ammazzare anche a me. Si sono ammazzati. Porco di... Maledetto. Odio questa cosa dei cordoli, veramente. Sono stato cauto qui. Abbiamo sfiorato il... tutti gli spigoli di questo mondo. Giro 2, sei a metà del gruppo. Dai, bravo, l'hai rallentato, mi hai fatto un favore. Ora però, dopo che mi hai fatto il favore, devo subire il mio sorpasso. Miseria, non ha tenuto. Mamma mia. Vediamo se riesco a guadagnare qualche altra posizione. Tratto personalità. Qui perderò altrettanto. Giro finale, avanti, guadagna posizioni.
quello che sto cercando di fare. No. No! Seria. Sto per forzare. E dai, e dai, sul cordolo non mi puoi partire così. Stai così, sono arrivato lungo. Anche lui era arrivato lungo. Avrei potuto sorpassare, invece no. Passo qua. Ma dai, dai, dai e dai. Ok, guardi. Questa vista non va anche più per te. In serio. No, dai. Ma dai, veramente. Va bene, arriviamo qui. Cioè, guarda. Quarti. Va bene, quarti. Come inizio. Il mio compagno è arrivato terzo. Vediamo adesso. No, rimaniamo a livello 92 e corriamo a Indianapolis. Partendo dalla 12ª piazza, mi sa. Facendo due conti. Circuito di Indianapolis per l'evento di oggi. Qual è? Scusami, ma breve si fa. 13esimo. Potenza ottima. Okay, puoi contattarmi via radio, se con la scia anche. Ho esagerato decisamente. Siamo già quarti. Allora questa la andiamo a vincere a tutti i costi. Maledetto starisce sceriffo. Detto di nuovo. Giro 2, mantieni il ritmo giusto. Siamo agli indicatori.
andando bene. Le piste normali vado nettamente meglio. Ciao. Ora 250. Giro finale, mantieni il controllo. Era meglio farla di quarta. Ed entriamo nell'ovale per gli ultimi metri di questa gara e ci prendiamo la prima vittoria in questo campionato. La nostra Aston Martin GT4, primi già come scuderia anche. Livello 93, sì, livello 93 conquistato e siamo al Crescent Valley in questa versione National. E poi c'è Brands Hatch, quindi due piste a me favorevoli, questa un po' meno. Benvenuti, benvenuti, qui al Great Mercedes lavoriamo sodo per portarvi solo il meglio delle corse automobilistiche. Va bene, sì, partiamo. Buona fortuna, sono in radio se hai bisogno. No, neanche una posizione. Porca miseria, lo sapevo, si erano ammazzati loro. Si sono ammazzati lì, speriamo che non mi rallentino. Questo cartello scompare sempre. Sesti, un po' di fortuna che abbiamo visto. Siamo nella zona dell'ovale. Il guidatore anche qui. Vuoi farcela? Guadagna qualche posizione. Quello che voglio fare, questi due metri. Devo levare davanti il più possibile. Metto fuori uno. Fate partire un pezzo.
quarti. Grazie della scia. Guarda quanto scia, sì. Sfrutta la scia, infatti mi ha dato. Punta al primo posto, è l'ultimo giro. Era un po' difficile il primo posto. Pezzi ancora in pista. Posso sorpassarlo qui. Anche questa curva è la mia curva in questa pista. Dai, andare in testa coda un pochino. È troppo lontano anche per la scia. Vediamo che fai zig zag. Però è sempre lontano, anche se sto guadagnando. Non ci arrivo. Non ci arrivo anche perché ora è limitatore. Secondo posto, va benissimo, va benissimo. Allora andiamo a fare l'ultima gara di questo campionato. Direi che stiamo andando abbastanza bene. Sicuramente livello 93, esatto, livello 93. E siamo a Brandsach, la mia pista. Quindi non ci sono problemi e siamo sempre sotto l'acqua qui a Brandsach ultimamente. Ed ecco il turno finale, qui si decide tutto. Chris, cosa ti aspetti? Ci aspetta... Ok, mi hanno appena detto che tra poco la gara avrà inizio. Sì, sì. Stessa strategia, fa solo attenzione allo spazio di frenata sul bagnato. Dai. Ma si sono piantati tutti quanti? Lo sapevo io che finiva così. Vabbè, io continuo perché tanto penso che il campionato è già chiuso. Ma dai! Levati! Porca miseria, c'ero io di là! Ho visto un incidente! Manco il tempo di dirlo che mi sono ammazzato anche io. Ecco, rallentate così che vi passo. Anche questa gara. Me la vinco, l'amico, vi faccio vedere che questa è la mia pista.
passare Sheriff in quella curva. Dai, maledetto. E di nuovo, curva per curva non si può fare. Niente, non va un po' più la gara. Dovevo passare di prima. Poco fa l'ho detto, curva per curva non si può. Questa curva l'abbiamo fatta. Mamma mia, che controllo che devo fare qui. Niente, ormai non riusciamo a vincere. Io la volevo vincere. Via, l'ultimo giro. Guadagniamo terreno. Si ammazzano, si ce la faccio. Ok, quarto. Dai, ammazzati. Dai, ammazzatevi che vi sorpasso tutti. Potrei farcela. Potrei farcela. Ecco, questo si è ammazzato. No, devo farcela adesso, di sicuro non ce la faccio. Secondo? Sì, per pochissimo. Io ho preso il secondo posto, vediamo. Meno di 10 millesimi. E vinciamo questo campionato. Ho sperato di vincere poi all'ultimo questa gara, ma non ce l'ho fatta. Vediamo se saliamo a livello 94. Sì, livello 94, campionato conquistato. Questo è il podio finale. La Aston Martin, la mia, la Nissan 350Z e la Porsche 911. Adesso direi, prima di andare a fare il campionato GT Gruppo 1, facciamo una gara della categoria Invitational 1960S Face Off Parte 1. Con questo vecchio bolide al Silverstone Circuit nella versione 2009. D'altronde siamo con una, con un'auto storica del dei tempi passati. Bene, tu sei la nostra esperta di corse nonché co-presentatrice del Grid War Series. Detto questo, parlaci un po' del tracciato. Cosa dovremmo aspettare? Vabbè, del tracciato non mi interessa, pensavo che parlavo un po' di queste auto. C'è la Ford GT40. Noi che macchina abbiamo? Quella che si vedeva. Un po' costretto a mollare.
Due giri per questa pista sono un po' pochi, non potrei vincere tanto. Quindi devo dare il massimo. Devo ammazzare di tra di voi, così io vi passo, visto che vi rallentate l'un l'altro. Maledetto. Mamma, che controllo che devo fare. Questo è il mio compagno, ma devo passare. Ormai Souta Kobayashi, ricordate, il pilota di Formula 1. Continua così, ultimo giro. Siamo primi praticamente in un giro. Mamma mia, come ho fatto questo tratto. La sesta c'è, no, non c'è la sesta. Ma dai, mi è partita proprio. Ah, stiamo guidando un Ferrari, me ne sono accorto ora. Oh no. Questa cosa no. Siamo ripresi la posizione, che l'avevo persa per questa cosa. Ma porca miseria! Ah, vero, la curva a sinistra. Siamo nella versione 2009. Ci andiamo a prendere questa vittoria. Ok, abbiamo vinto con questo Ferrari degli anni passati, del 1960, prima e terzo con il mio compagno di squadra. Vediamo. Sicuramente il livello 94, infatti. E direi che con questo podio, con questi fantastici bolidi, con la nostra Ferrari 330 P4, chiudiamo questo episodio. Vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi attivando la campanella, e noi ci vediamo nei prossimi episodi. Un saluto da Velocetto TV. Ciao, ciao a tutti, ciao.